Raccontaci qualcosa del Kotodama. Ok, gli antichi giapponesi credevano che parole, che noi parliamo, avessero i poteri magici, si chiama Kotodama, come hai detto, che esce dalla bocca è capace di diventare realtà e realizzarla. E puoi comunicare per gli spiriti shintoisti, si inventano un incantesimo chiamato Norito. Per esempio, un imperatore giapponese è in realtà è un grande caposacerdote dello shintoismo dell'antico periodo. Il suo importante lavoro è scrivere le poesie waka e consegnare agli spiriti shintoisti nella loro forma poetica in 31 sillabe divise in 5 versi di 5, 7, 5, 7, 7. Qui ti faccio vedere quello vecchio esempio. 5, 7, 7, 5, 7, 7. Questo. Perfetto.